Ok ragazzi, nuovo video qua su YouTube. Oggi parleremo di bulk sporco, bulk pulito, quindi lo sappiamo un po' tutti, dopo Alicante, dopo questo europeo, ormai sono pochi gli atleti che hanno ancora delle competizioni, se non quelli che sostanzialmente stanno andando all'Olimpia o fanno la prossima competizione pro qua in UK, però bene o male stanno tornando tutti in bulk, quindi cerchiamo di affrontare subito questo discorso, massa sporca, massa pulita, e cercare di vedere qual è la soluzione migliore per noi in generale come atleti, quindi quale delle due scegliere. E partiamo logicamente dal capire che cosa intendiamo per massa sporca e massa pulita, perché qua c'è un grandissimo fraintendimento. Allora, di base, quando si parla di massa sporca la gente pensa subito a cibo sporco, quindi massa sporca uguale cibo sporco. In realtà non è così. Ho fatto già un video riguardo al mangiare pulito, al cibo pulito. Io parto dal presupposto che se seguite questo canale, se comunque seguite quello che dico bene o male, se siete arrivati a questo video, allora dovreste bene o male il cibo sporco in bulk o nel bodybuilding in generale non esiste, cioè mangiare schifo, mangiare shit food, junk food, quello che vi pare, non è assolutamente contemplabile se non per occasioni sociali, cheat, eccetera. Qua io parlo semplicemente di bodybuilding vero e proprio di alto livello, quindi partiamo da questo presupposto, il cibo sporco non esiste. Quindi quando parlo e quando si parla in generale nel bodybuilding di massa sporca ci si riferisce ai livelli di BF, ossia un approccio di bulk in cui non me ne frega assolutamente niente di quanto io sia grasso. Mi importa di alcune cose legate al livello di BF, e di questo andremo a parlare sicuramente, però di quanto io effettivamente sia grasso non mi interessa, anche perché se faccio le cose per bene difficilmente uscirò da parametri di BF di salute. Quindi non mi interessa, si va e faccio quello che è meglio per ottenere e portare avanti una fase di bulk. Mentre invece il clean bulk o lean bulk, che dir si voglia, il bulk pulito, la massa pulita, è un tipo di approccio che prevede di monitorare con assolutamente più o meno precisione, o comunque di tenere monitorato il livello di BF di per sé. Ossia io voglio, tra le altre cose, andare a vedere anche quanto sono grasso. Posso dire semplicemente lo monitoro in generale, cerco di non salire oltre un tot, oppure prendo proprio delle misure, delle plicometrie e dico non voglio salire sopra questa pliche, insomma questo livello di BF o quello che vi pare. Quindi questi sono due approcci tendenzialmente distinti. Ora, ci sono sostenitori dell'uno, sostenitori dell'altro. Da subito vi dico questa cosa, in generale i sostenitori dell'uno o dell'altro dipendono da quanto una persona, un atleta, un divulgatore, un influencer si trovi nella sua comfort zone, quindi non dipende da quello che crede veramente, ma tendenzialmente vi faccio un esempio, un atleta che è portato a rimanere molto pulito per via di un corredo genetico favorevole sosterrà il lean bulk come se fosse la chiave di tutto, perché gli risulta più facile, perché probabilmente andare a sporcarsi e spingere molto in calorie per lui è tendenzialmente faticoso, come anche atleti che sono tendenzialmente inappetenti e non prendono seriamente l'alimentazione, non credono o comunque non si trovano a spingere tanto l'alimentazione perché è poco confortevole sicuramente, allora sosterranno il lean bulk. Viceversa, a chi gli piace mangiare sostiene la massa sporca in generale, ok? Per cui molto di quello che vedete dipende da bene o male dove la persona si trova più confortevole, più a suo agio. Per cui in questo video voglio darvi sicuramente qualcosa di diverso e voglio cercare di ragionare esattamente qual è il ruolo dell'alimentazione per quanto riguarda le nostre potenzialità, la nostra crescita, eccetera, quindi capire quale delle due è meglio. Allora, partiamo proprio da questo presupposto. Allora, su cosa si basa generalmente la fase di massa e il bodybuilding in generale? Su due fattori principali, ossia stimolo e recupero. Da una parte voglio stimolare in allenamento, quindi dare un certo stimolo di adattamento al mio corpo e fargli avvertire la necessità che deve adattarsi, quindi deve creare ipertrofia, dall'altro tutto il corredo riguardo al recupero, ossia voglio metterlo poi nelle condizioni effettive di recuperare, quindi nelle condizioni effettive di adattarsi. Se c'è stimolo ma non c'è recupero non cresco comunque, se c'è tanto recupero ma poco stimolo cresco comunque poco, quindi entrambi sono assolutamente necessari. E attenzione, perché l'alimentazione è un fattore che interviene e influenza entrambi questi fattori, perché se da una parte un'alimentazione ben equilibrata ci porta ad avere una miglior performance e quindi stimolare meglio il distretto, dall'altra stessa alimentazione ben equilibrata ci porta a incentivare e massimizzare tutti i processi di recupero muscolare, quindi è sicuramente un'arma molto molto importante che è strettamente collegata a quello che è il nostro approccio al bodybuilding come sport. Quindi non è un qualcosa che di per sé ci fa aumentare o scendere di peso o crea qualcosa di magico, ma è assolutamente vincolata, correlata, attaccata, appiccicata e funzionale a quello che facciamo in sala fuori dalla sala. Ora,
discorso è molto semplice. Quando iniziamo un periodo di massa, quello che facciamo è andare a aumentare le calorie. Con un aumento delle calorie normalmente assistiamo a un aumento della performance, quindi un aumento dello stimolo, e questo aumento dello stimolo ci porta a maggiori necessità di recupero. Quindi nel giro di poco ci troveremo a vedere che l'alimentazione non è più in grado, la mole calorica, l'impostazione alimentare, quello che vi pare, non è più in grado di sostenere questa richiesta di recupero. Che cosa andiamo a fare? Ovviamente parto dal presupposto, ragazzi, che per il recupero ho già fatto un video in merito, abbiamo tutto impostato alla perfezione, quindi dormiamo bene, ci riposiamo, siamo poco stressati, eccetera, perché se dormiamo male non è certo qualche caloria in più che ci dà una mano in termini di recupero, ok? Quindi parliamo come se voi gestisse tutto quanto alla perfezione da un punto di vista di recupero. Benissimo. Ho bisogno di più calorie per poter recuperare bene, sovracompensare scorte di glicogeno, eccetera, perché il mio stimolo, la mia performance è cresciuta, perfetto, aumento le calorie. Questo aumento calorico non solo mi permette di recuperare meglio, ma a sua volta mi porta ad avere una performance migliore, quindi a stimolare di nuovo meglio il muscolo. E il gioco si ripete in continuazione così, quindi avrò una migliore performance, ma avrò più necessità di recupero. Aumento un po' la mole calorica, questo mi porta a una nuova performance, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sostanzialmente da qua viene il discorso che in fase di bulk normalmente assistiamo a un aumento graduale delle calorie, e il punto principale è che non deve essere un aumento che si basa sul oddio il peso non sale, oddio sento fame, oddio questo e quest'altro. No, deve essere funzionale a quello che facciamo in sala, alle nostre richieste di stimolo e di recupero. Quindi più abbiamo bisogno di stimolare, più abbiamo necessità di performance, più aumentiamo le calorie, più abbiamo bisogno di recuperare, più aumentiamo le calorie di nuovo, e questo ci porterà ad aumentarle gradualmente nel corso di un periodo di bulk. Ora, non voglio entrare in darvi dei numeri di quanto dovete aumentare ogni quanto, eccetera, eccetera. Diciamo che normalmente io quello che faccio è aumentare di una quarantina di grammi di carbo più o meno, oppure una decina di grammi di grassi ogni volta, quindi niente di troppo esagerato. Se sto un po' più alto di BF, o comunque vedo che le cose sono un po' più al limite, allora aumento soltanto nei giorni di allenamento, per esempio. Quindi cerco di enfatizzare un po' di più il timing dei nutrienti. Però di questo abbiamo parlato già in altri video. Diciamo che normalmente in un periodo di 8 fino a 12 settimane di off-season, il delta che si dovrebbe creare, quindi l'aumento calorico dal punto di inizio, e si va di, ragazzi, io come punto di inizio parto sempre con una mole calorica tendenzialmente bassa in norma calorica, quindi non è che dico che siamo in bulk, partiamo a 3500 calorie, no, siamo in bulk, dove sei arrivato, dove stai, si parte più o meno da 2500, 2700 o qualcosa del genere. Ecco, il delta di aumento nel corso di questo periodo di off-season dovrebbe essere più o meno di 2-3000 calorie, quindi se parto da 2500 calorie arrivo a 4500-5500 calorie più o meno, se parto a 3000 calorie arrivo più o meno a 5000-6000 calorie alla fine del mio periodo di bulk. Per le donne il delta è più o meno di 1-2000 calorie, quindi se parto da 2000 calorie arrivo a 3000-4000 calorie, se parto da 2500 calorie, quindi comunque macino bene, arrivo a 3500-4500 calorie, eccetera eccetera. Quindi il delta è logicamente un po' più basso, però queste sono delle cifre che lasciano il tempo che trovano, perché si basano soprattutto su come vi allenate e come lavorate, e si basano un po' che altro su quello che è il mio modus operandi nei confronti, cioè come io alleno le persone, ok? Quindi sostanzialmente se vi allenate col freno a mano e tutto il resto, se vi allenate in buffer, se non spremete abbastanza intensità, allora tutto questo processo è assolutamente rallentato, e anche perché lo stimolo che voi date è inferiore, la richiesta di recupero è inferiore, quindi logicamente non serve così tanta mole calorica. Ora, detto questo, cerchiamo di capire cos'è che effettivamente ci porta a questo aumento graduale delle calorie, perché voglio fare un po' un discorso abbastanza completo per arrivare un po' a delle conclusioni finali molto importanti. Quindi abbiamo detto stimolo recupero, io dovrò aumentare gradualmente le mie calorie durante tutto il periodo di off season, perfetto. Cos'è che succede effettivamente all'alto pratico, ossia perché la mole calorica deve andare ad aumentare per garantire tutto questo processo? Ci sono diversi fattori che entrano in gioco. In primis è logicamente un discorso termodinamico di kilojoule che io vado a spendere, ossia se la mia performance aumenta, quindi faccio più ripetizioni con più carico, allora semplicemente quello che succede è che ci saranno più kilojoule, quindi più lavoro, massa per spostamento all'interno della mia sessione di allenamento, quindi serverà più energia. Quindi di per sé la mia sessione di allenamento brucerà più energia, e oltre a questo durante il periodo di off season sicuramente creerò più masse muscolari, quindi ho più masse muscolari che si muovono, che si contraggono, e questo è un altro fattore che aumenta generalmente il dispendio energetico.
Quindi, primo fattore, una mera questione di spendere energetico, che per quanto piccola può essere nel corso di 8-12 settimane, vi assicuro che non è così piccola, così ininfluente. Secondo punto è quello relativo all'EPOC, ossia il consumo, il debito di ossigeno che abbiamo dopo l'allenamento, ossia il fatto che quando ci alleniamo con una certa intensità, una certa spinta, una certa performance, ecco, tutto questo ci porta a avere comunque un boost, bene o male, di necessità energetica anche dopo il nostro allenamento, quindi nelle ore successive. E questo è un altro fattore molto importante che ci porta a aver bisogno di molta più energia. Molti ragazzi che seguo, quanto io piuttosto, ragazzi, io quando mi alleno dopo poco ho tanta fame, poi c'è un crollo d'energia, quindi mi metto a dormire sostanzialmente. Quando mi risveglio ho tanta fame, cioè nelle ore successive sento proprio che la digestione è massimizzata, che mangerei veramente tantissimo, non ho problemi assolutamente, digerisco, assimilo, c'è una fame boia, ok? Quindi questo è un... non lì per lì magari, però dopo veramente mezz'oretta che ho finito di allenarmi, dopo una sessione gambe, magari dopo che se ne va la nausea, mi sale veramente un buco tremendo, tremendo. E questo è proprio dovuto a un metabolismo che inizia a girare come una trottola. Un altro fattore da non sottovalutare è il NEAT, ossia il consumo energetico che va ad esserci fuori dall'attività fisica, ossia quello tra virgolette involontario, per quanto involontario sia il termine triste, perché se camminiamo siamo assolutamente coscienti e volenti di andare a camminare. Comunque generalmente il NEAT si calcola sulla base dei passi, è una cosa abbastanza comoda. Avete un braccialetto, lo togliete soltanto quando fate attività fisica e lo tenete il resto del tempo, quello vi indica quanti passi fate nel corso della giornata, quindi è un indice abbastanza affidabile di quanto NEAT consumate. Qual è il discorso? Che non solo in fase di bulk tendete a muovere di più perché siete più energici, ma pesate di più, quindi pesando di più, logicamente il NEAT è tendenzialmente molto più elevato, cioè fare 10.000 passi a 80 kg è una cosa, farli a 95 kg è tutta un'altra cosa, ve lo posso assicurare, quindi da questo punto di vista è un altro fattore che va tenuto in considerazione. E in ultimo, ma non ultimo, quello che è l'adattamento metabolico, ossia il fatto che comunque, e ne abbiamo già parlato spesso nel video, soprattutto dedicato a come aumentare il metabolismo, nel momento in cui io aumento l'input calorico, il nostro corpo ricerca sempre un'omeostasi, quindi porta a tutta una serie di processi da natura enzimatica, di natura ormonale, che vanno a velocizzare il motore in qualche modo, quindi ci portano a spendere più energie, quindi molta più energia viene spesa anche semplicemente tramite i processi normali del nostro corpo, e quindi va a parificarsi questo bilancio energetico. Per tutti questi motivi, per il discorso di andare a ragionare su logica stimolo-recupero, dobbiamo aumentare gradualmente le calorie durante tutto il nostro periodo di off-season. Ora, il succo di questo discorso, ed è qua che casca l'asino, è che parlare di bulk pulito, bulk sporco, è assolutamente insensato. Nel senso che se voi volete ottimizzare quelli che sono i vostri processi di crescita ipertrofica, dovete scordarvi di qualsiasi discorso relativo alla body fat, alla percentuale di massa grassa. Quella va dove deve andare, perché si muove in funzione di quello che è il vostro corredo genetico. Ci sono persone in cui la BF sale molto difficilmente, ci sono persone in cui la BF sale più facilmente, e soprattutto nel corso della vostra carriera, man mano che diventerete più performanti, man mano che diventerete più grossi, più muscoli, eccetera, avete sempre più difficoltà a far aumentare la BF, quindi la BF tendenzialmente ad ogni bulk sarà sempre più bassa. Di nuovo, ragazzi, se lavorate in un certo modo, io parto dal presupposto che in sala vi comportiate in un certo modo, ok? Come builder, come contemplandolo come uno sport di performance. Quindi se lavorate di nuovo in buffer con 10.000 calcoli, senza intensità, senza effort, allora tutti questi discorsi cadono assolutamente. Quindi la BF va dove deve andare. Quello che realmente volete monitorare non è tanto la BF quanto i parametri di salute ad essa correlati, quindi sensibilità insulinica, parametri di proinfiammatori, quindi lo stato di infiammazione generale del vostro corpo, che sono assolutamente legati alla BF, quindi la BF sale, tendenzialmente andiamo a perdere in termini di sensibilità insulinica, andiamo a creare molta più input proinfiammatori, poi le cose sono collegate, e questo va a far inceppare tutto il processo di stimolo-recupero, perché recupereremo peggio, indipendentemente dalle calorie, assimileremo peggio la mole calorica, eccetera, eccetera. Quindi ovviamente cade tutto il castello che abbiamo creato. Per cui quando questi parametri lo potete monitorare con le analisi, con il glucometro, o anche semplicemente quando avete un po' più di esperienza ve ne rendete conto, ma quando questi parametri vanno a essere compromessi, allora dovete sicuramente inserire un mini cut, non tanto per far scendere la BF, quanto piuttosto per recuperare questi parametri che rendono il bulk efficaci, ossia nell'antagonismo tra tessuto muscolare e tessuto adiposo, ossia dove queste calorie vengono stoccate in più, vogliamo sempre che ci sia una prevalenza del tessuto muscolare. Quando questi meccanismi sono inceppati, allora ci sarà una prevalenza del tessuto adiposo. Quindi
quando sarà, si inserisce semplicemente un minicut e si continua così. Per cui il discorso di bulk sporco o bulk pulito realmente non ci interessa, dobbiamo ragionare in funzione di quello che ci fa creare più massa muscolare. Ora, chi sostiene il bulk pulito alla base di tutto dice sì, è vero, crei più massa muscolare, ma quando vai a fare un cut poi la perdi, perché partendo da un livello di BF più alto sarà molto più difficile andare a fare un cut. Cazzate, ragazzi, cazzate bestiali, è una buffonata. Allora, innanzitutto, se faccio un lead bulk, quindi mi tengo, cerco di non superare un livello di BF, tutto il mio assetto metabolico andrà ad essere inficiato, la performance non sarà ottimale, non avrò costruito, quindi il mio cut sarà poco ottimale, perché parto da una situazione di depressione metabolica, di scarsa efficienza in generale, e semplicemente inizio a togliere calorie da là. Quindi faccio un casino, il mio corpo già non è troppo contento, più inizio a togliere le calorie, ancora meno contento, inizio a bruciare tutto il tessuto muscolare, che per lui è assolutamente inutile, perché in bulk non abbiamo spinto tanto, non ci siamo allenati bene, la performance non è cresciuta, quindi sì, è utile, ma relativamente, perché tanto questo è una fregnamoscia sostanzialmente e non spingerà mai in bulk, quindi realmente non mi interessa tenere questo tessuto muscolare. Questo ovviamente fatto in maniera molto da cartone animato, però diciamo che vuole rappresentare tutto quello che è la situazione enzimatica ormonale che c'è alla base, ok? Quindi, detto questo, sicuramente è poco efficiente il cut che andremo a fare. Viceversa, se andiamo a spingere tanto a livello calorico, la BF sale, è vero, ma saremo in una situazione veramente ideale da un punto di vista di performance e il nostro cut sarà efficace, ossia il muscolo si ritrova a affrontare un periodo di deficit energetico con A, un ragazzo, quando torno a spingere spingo seriamente, quindi il tessuto muscolare è indispensabile, B, la performance è comunque molto elevata perché l'avrò costruita in periodo di off season, quindi avrò input anabolici molto importanti e tutto questo ci porta a conservare molto più tessuto muscolare. Ragazzi, in fase di cut non si perde muscolo, non c'è modo in cui si possa perdere muscolo se non facendo deficienti in fase di off season, però se l'off season la portate avanti bene, innanzitutto iniziate a perdere tantissima acqua inizialmente, poi successivamente il processo di eliminazione del grasso è super efficiente perché il corpo è stato tranquillo fino adesso, ha chiaro che è un organismo performante, un organismo atletico, quindi la cosa che va ad essere e che deve essere bruciata è il tessuto adiposo, quindi si direziona in quel senso e è veramente, veramente difficile in questo caso andare a catabolizzare. Quello che perderete sarà sicuramente glicogeno, acqua, quindi non materiale strutturale, ma del materiale che andrete a recuperare poi se dovete salire su un palco in fase di raggiungimento del top condition, del tapering, eccetera, o comunque nei primi stadi quando tornerete a fare un off season. Quindi di questo non vi dovete assolutamente preoccupare. Vi dovete preoccupare a crearlo il tessuto muscolare, questa è la vera difficoltà, non sta nel mantenerlo in fase di cut, ma nel crearlo, e questa è veramente, veramente la parte più difficile dell'aspetto del bodybuilding. Quindi investite tutte le energie possibili e fate le cose col cervello quando si tratta di creare tessuto muscolare. Per cui non vi sto dicendo di svaccare assolutamente, la BF deve stare sempre in range di controllo per quanto riguarda i parametri di salute, ma lasciate che vada dove deve andare, concentratevi sull'essere performanti, sull'essere atleti in sala, a tirare fuori veramente tutto quanto in ogni singola sessione e partite da là. Costruirete tanto, la richiesta energetica lo sentirete, inizierà a schizzare veramente veramente tanto, ma sarà un processo assolutamente fisiologico, assolutamente normale, e in fase di cut vi posso assicurare che tornerete ad ogni cut con 1-2 kg in più rispetto al vostro stage weight, se non molto di più logicamente per atleti enhanced. Quindi questo è un po' un discorso generale, di nuovo, logicamente questo discorso vale sia per atleti natural che enhanced, anzi probabilmente gli atleti natural dovrebbero spingere anche un po' di più in termini di spinta energetica, perché è il più grande strumento che hanno veramente per dare tanti processi anabolici a livello del tessuto muscolare. Ragazzi, qualsiasi domanda scrivete qua sotto, sarò ben lieto di rispondere come sempre, stesso vale per qualsiasi critica, osservazione, la vostra esperienza personale, in questo modo instauriamo il confronto che tanto ci piace, a cui tanto teniamo, e detto questo vi rimando al prossimo video.